Ok, un attimo con problemi di collegamento, ora siamo di nuovo collegati e abbiamo visto che la formazione di Tolentino nella terna, nella corsia 2, ha raccolto un punto, così come nella corsia 1 Sabrina Ceresani ha raccolto un punto, 1-0, 1-0. Esatto, non buona la boccia giocata appunto da Maria Pascolini. Ora c'è Patrizia Alesiani che prova a prendere il punto. Intanto vediamo la corsia 1 che Sabrina Ceresani si è portata all'accosto con la seconda boccia, mentre la prima è stata sbagliata completamente. Irene Albieri colpisce il punto, però ha spostato pure la sua boccia e l'arbitro ha detto che si è preso il punto, pertanto tocca alla formazione di Tolentino andare all'accosto. Vediamo sul campo della terna, Maria Pascolini gioca un'ottima boccia, almeno di direzione, rimane leggermente corta, non prende il punto. Sabrina forse un attimo di agitazione e nervosismo. Calma Sabrina. La corsia 2 Sara Pascucci si porta all'accosto, sembra una boccia buona, Ricordiamo ai lì che limiti, quel punto del adesso campo vediamo, graziano non è particolarmente facile no, perché la boccia tende a scivolare via. però l'arbitro ha dato l'ok di buono. Andiamo alla bocciata Gaia De Angelis. Ottima la bocciata di Gaia e riprende il punto Spazio Stelle. Vediamo intanto che alla corsia numero 1 si sta terminando la seconda tirata. Purtroppo la Ceresani ha sbagliato di tutto e di più all'accosto e così Irene Albieri conquista, credo, 2 o 3 punti addirittura e si porta sul punteggio di 3 a 1. 3 a 1 sul campo dell'individuale per la Polisportiva Spazio Stelle. Bella giocata che con un pizzico di fortuna di Sara Pascucci che è andata all'accosto, ha colpito la boccia di Maria Pascolini, però non l'ha spostata per più di 50, pertanto il punto è preso con boccia coperta. Ora Gaia penso che si accinge alla bocciata tirando al terzo punto perché il punto ne vede pochissimo e così era. Non ha avuto molta fortuna perché ha leggermente preso la boccia e non ha scaricato il punto. Ma era una giocata fortunosa. Bella bocciata della Egidi, carica la sua, ma prende ugualmente il punto. All'accosto, la corsia 2, Marlì, Maccari. Mi sembra la boccia un po' veloce. E così è, infatti il punto non lo prende. Vediamo che la boccia oltrepassa la linea dei 18 metri e poi da lì tende a scivolare. Ora la giocatrice di Tolentino, ultima boccia a disposizione per cercare di togliere il punto. Bella
Buona giocata. Intanto la corsia 1, vediamo una bella giocata di Sabrina. Con il... Colpisce Faigidi, colpisce, quindi conquista il punto. Patrizia Lesiani ora ha la possibilità di inserire il secondo punto. Irene Albieri è andata alla bocciata del punto, ma sbaglia la giocata e prende il pallino. L'arbitro rimette a posto su indicazione dell'avversario. La Lesiani ha inserito il secondo punto e quindi la squadra ospite si porta su 2-1 nella terna. Ottimo inizio comunque direi, ottimo, abbastanza buono il livello di gioco finora espresso dalle atlete. Ricordiamo anche Graziano che le atlete in campo non sono obbligate ad indossare la mascherina, mentre coloro che siedono in panchina, al contrario, sono obbligati. Sì, queste sono le ultime disposizioni, le disposizioni Covid della federazione e bisogna rispettarle nel migliore dei modi. Mentre tutto il resto sono tutti con la mascherina e questa è una buona cosa. Vediamo l'impostazione di gioco della squadra ospite, non è delle migliori. Alesiani tira una boccia 1 metro circa, bassa sulla sinistra. E non è difficile prendere il punto per Maria Pasqualini, che infatti tira un'ottima boccia, 30 dal pallino, invitando probabilmente gli avversari alla bocciata. Intanto vediamo la corsia 1 che l'avversario Irene Albieri di Spazio Stelle ha sbagliato tutte e tre le bocce e Sabrina Ceresani ancora una volta ha la possibilità di avere un tiro da massimo dei punti. Adesso vediamo che Sabrina è andata all'accosto e prende il secondo punto. E così l'arbitro conferma. No, Sì. non è convinto, va alla misurazione. Tanto alla corsia 2, dopo che la De Angelis ha colpito, Maria Pasqualini torna all'accosto, prende il punto, ma anche lei stavolta non troppo precisa. Abbiamo visto Graziano due inizi su entrambe le corsie. Su un campo abbastanza positivo, sull'altro forse nell'individuale qualche accosto che lascia un po' a desiderare, ma credo che la tensione agonistica, almeno in questa prima giornata, ne faccia da padrone. Ma sicuramente la tensione, l'emozione, poi dobbiamo pensare che è da parecchio che non si gioca perché appunto per tutti questi problemi e da tanti mesi quasi fermi, ricominciare c'è sempre una forte emozione e spero che vada via quanto prima e si possa vedere un ottimo gioco con meno errori possibili. Tanto vediamo alla Sabrina. bocciata Gaia De Angelis, bellissima boccia colpita dalla De Angelis che ora mette a terra 2 punti. Intanto neanche nella corsia 1 Sabrina conquista i 2 punti e si porta a pari punti, 3 pari. Anche se ha sbagliato qualche boccia di troppo, e adesso si sta riprendendo e speriamo bene. Ora vediamo il tiro del pallino, dove posiziona il pallino. Si porta sui 18-19 metri. Tanto nella corsia 3, il tecnico Marco Pascucci ha chiesto un primo time out per la sua squadra. Interrompe, ma a me non mi pare.
Intanto vediamo la corsia 2, Marlì Maccari ha tirato la boccia del punto. Si porta sui 18-19 metri. Tanto nella corsia 3 il tecnico Marco Pescucci ha chiesto un primo time out. Quello è normale. Intanto vediamo, sarà Pascuccio alla corsia numero 2, cerca di riprendere il punto, stecca in verticale, punto preso. Intanto leggiamo dalla chat, c'è qualche problema di interruzione, ma purtroppo noi stiamo facendo del massimo, il massimo delle nostre potenzialità. Ci dispiace, ma questo è il massimo che possiamo fare. Speriamo La comunque corsia di 3, riuscire a intrattenervi. Maria Elena Cidi conquista il punto mettendo una bella boccia, così come nella corsia 1 Sabrina Ceresani riconquista un ottimo punto. Adesso Irene Albieri va alla bocciata, colpisce e riprende il punto. Mentre nella corsia 2 Maccari Marlì sbaglia nella bocciata. Ed ora credo che Sara Pascucci andrà all'accosto perché il terzo e il quarto punto della squadra avversaria, avendo una boccia sola, Sara sbaglia la boccia nell'accosto. E vediamo la boccia di Maria Elena, che la forza sembra buona e conquista 2 punti e si portano a 4-1 per Spazio Stelle. Bene, Graziano, ti aggiorno sul campo dell'individuale. Ancora una brutta tirata per Sabrina Ceresani e sul punteggio di 3 pari, Irene Albieri ha la possibilità di inserire altri 2 punti e portarsi sul 6-3. Spazio ce n'è molto. Il tiro non è così complicato. E vediamo che con un po' di fortuna la boccia passa. Sembra aver inserito il secondo punto. Aspettiamo la misurazione dell'arbitro. No, conferma 2 punti. Torniamo sul campo della terna. Nel campo della terna, Spazio Stelli ha tirato il pallino sui 20 metri e Patrizia Lesiani ha messo una bella boccia leggermente coperta 20, 30 centimetri avanti e deve fare una bella giocata adesso Marlì per colpirla. Sì, io non avrei fatto questo gioco, fossi stato in campo. Una boccia dietro al pallino, molto difficile da colpire. Ci sarei andato a punto. Assolutamente sì. Però bene, bene Marlin Maccari, che ha avuto il coraggio di tirarla. Questo sta a significare che magari questa tensione agonistica piano piano la sta sconfiggendo. Sì, speriamo che poi per Marlì come primo esordio ci sarà sicuramente, ci può essere emozione. Intanto vediamo Maria Pascolini che sbaglia con l'accosto, mettendo una voce a 1,20 m corta. Nel campo dell'individuale Graziano, bottino pieno per Irene Albieri che si porta sul 6-3, solo 2 punti dalla conquista del set. In questo caso, fossi nell'allenatore, forse sarebbe ora anche di chiamare il time out per tranquillizzare anche l'atleta di casa. Sì, potrebbe essere una buona cosa e far rallentare e spezzare il gioco dell'avversario. Non sarebbe male. Campo della terna, Maria Pascolini sbaglia anche il secondo accosto, ci riprova Sara Pascucci, limitare i danni, tira una grande boccia.
Eccolo arrivato Graziano dopo un altro errore di Sabrina Ceresani alla corsia 1, il time out chiesto dal Marco Pascucci. Marco, molto attento, ha fatto bene a chiedere il tempo e tranquillizzare la giocatrice. Vediamo intanto che Sara non ha ripreso il punto, la sua prima boccia. Anche questa è tirata molto molto bene. Ha tirato due belle bocce, anche se non so se ha preso il punto, però sono due belle bocce giocate, questione di centimetri. Vediamo che Punto l'arbitro 40-45. si appresta alla misurazione. Poi dove sta posizionato il pallino non è facile la E giocata ora perché c'è un leggero scivolo. c'è, credo ci sia ben poco da pensare se non metterla all'asse di fondo, perché le avversarie hanno il tiro, potrebbero avere il tiro sul pallino e con nessuna boccia a fondo campo realizzare tanti punti e addirittura vincere il set. Vediamo la decisione della squadra di casa. Forse anche in questo caso sarebbe giusto chiedere il time out, ma forse ci hanno sentito Graziano, Marlin Maccari, tira la boccia appunto per coprire l'asse di fondo. Sì, ha fatto la cosa più saggia. Maria Elena Egidi va a visionare il gioco. Punto a terra della formazione ospite, secondo e terzo punto del Tolentino, molto vicine al pallino. Tu, Graziano, in questo caso cosa faresti? Io anticiperei il gioco, una prima giocata con una boccia tirerei il pallino, che prende pallino e boccia sua, perché l'accosto non è facile, visto anche la boccia dell'avversaria che si trova ai 3 metri, 3 metri e mezzo, distante dalla tavola di fondo, pertanto credo che si potrebbe tirare il pallino. E dalla posizione di Gaia De Angelis penso che vanno ad effettuare questa giocata. Ha sbagliato completamente la posizione. Secondo me dovrebbe rimettere a posto. Ecco che il capitano ha dato l'ok per rimettere a posto la giocata. Intanto vi aspettiamo, Graziano, sulla corsia numero 1, Sabrina Ceresani termina le sue bocce. E sul punteggio di 6 a 3, Irene Albieri, punto a terra. Due bocce in mano per chiudere il set. L'allenatore avversario chiede il tempo, time out, per tranquillizzare la ragazza. Brutto errore della De Brutto errore di Angelis. Gaia. Colpisce la propria boccia. Ma le giocatrici di casa non ci pensano un attimo, decidono di rimettere a posto. Le avversarie, ricordiamo, hanno ancora tre bocce in mano. Giustamente hanno rimesso a posto. E ora vediamo una giocata abbastanza strana. È andata bene, ha colpito. Io non l'avrei fatto, però va bene. Sì, hanno rischiato il rimpallo sulla propria boccia. Esatto, stando dietro, però è andata bene. Intanto eccolo qua. Si conclude qui il primo set nell'individuale 8 a 3 per Irene Albieri su Sabrina Ceresani. Forza Sabrina, brutto inizio per lei.
Vediamo che nel campo della terra Patrizia Alesiani non ha inserito il secondo punto. Ora Maria Elena Egidi con l'ultima boccia la tira benissimo, come vedete la boccia ferma, scivola via e forse non c'è. Vediamo, quadriamo il punteggio. Eh sì, è solo un punto per la formazione Spazio Stelle, che si porta sul 5-1. Tanto nella corsia 3 il pallino arriva ai 17 metri e Patrizia Alesiani si porta all'accosto. Non mette una buona boccia, leggermente corta. Sì, in direzione del pallino. Dà fastidio perché si trova sulla strada. Tanto Maria Pascolini riprende il punto. Prende il punto, ma sicuramente non una buona boccia che invita l'arbitro a qualche dubbio per sicurezza, misura di il punto. Sì, il punto è preso. Ha confermato il punto. E quindi Patrizia Alesiani ha tutto lo spazio per riprenderlo. Lo rifà, ancora 80-90 centimetri a disposizione di Maria Pascolini, che però vediamo quando vediamo la corsia 1. Tecnico Marco Pascucci ha chiesto il time out. Esattamente, perché vediamo purtroppo Sabrina Ceresani non riesce proprio ad entrare in partita. Molto, molto tesa già Graziano, già prima dell'incontro. Sì, sì. Ricordiamo comunque Sabrina Ceresani. Ha vinto il titolo italiano nella categoria C nel 2018, se non sbaglio. Sì, confermo. Però vediamo nella corsia 3, nella corsia 2 a terna, Sara Pascucci ha messo una bellissima boccia, componendo un bersaglio. Che quindi, per noi delle bocce, il bersaglio è sotto 13 centimetri di distanza. Grandissima è bersaglio. Grande giocata di Gaia De Angelis. Ottima che raffata, davvero. Porta via tutte le bocce avversarie. Realizza due punti. Ed ora con il vantaggio di bocce mettono davvero un buon punto sulla conquista del set. E infatti non resta che chiamare il time out per l'allenatore Marco Pascucci. In attesa del time out, nell'individuale, Sabrina Ceresani con l'ultima boccia riesce a prendere il punto, anche se con l'aiuto di un appoggio su una boccia dell'avversaria, e ha messo una bella boccia. Irene Albieri deve fare una bella giocata, ma sbaglia completamente
e viene annullata la sua bocciata. Sì, vediamo, ricordiamo Sabrina Ceresani, bocce viola e arancio, Irene Albieri, bocce blu e bianche. Ancora Irene nella bocciata a punto. Vediamo, vediamo, questa volta colpisce, ma anche questa volta nella giocata carica il pallino e rimane il punto di Sabrina Ceresani, ma il punto è di 1,5 metri, 1,60 metri. E torniamo sulla terna, Graziano, perché la formazione di Tolentino ha ancora due bocce solamente a disposizione e la bocciatrice Maccari Marlì, sicuramente non facile per lei prendere il punto, mentre la formazione ospite ha ancora quattro bocce a disposizione e sul punteggio di 5-1. Ora è davvero dura. Vediamo ancora il rilascio della boccia di Marlene Maccari, ma anche in questo caso non la punta necessariamente sul pallino. La boccia è bassa ed ora con il punto a terra, uno spazio di circa 1 metro, c'è una grande possibilità per la terna della Spazio Stelle di chiudere qui il set. Vediamo, c'è un cambio forse, Graziano, alla corsia numero 1? Un cambio alla corsia numero 1, l'individuale. Esce una purtroppo spenta Sabrina Ceresani, entra Jenny Bartolacci per cercare di cambiare le sorti del match. Ha fatto bene il tecnico, secondo me, a fare la sostituzione, perché Sabrina è un attimo si è trovata molto emozionata e sbagliava troppo. Giustamente ci sono le riserve, o meglio le panchina, è giusto utilizzare le altre e provare a fare qualcosa di diverso e cambiare. Vediamo, Graziano, concentriamoci sulla terna, perché Gaia De Angelis tira la boccia per inserire il secondo punto, ma la tira non bene. In quella parte del campo la boccia tende ad andare verso l'asse di destra. Maria Elena va all'accosto, ma la sua boccia è corta e quindi, e anche qui credo che tutto sommato non riuscirà a fare partita, perché è rimasta una boccia in mano. Assolutamente sì, sfuma la chance. Vediamo se riuscirà almeno ad inserire il secondo punto e portarsi sul 7-1, ma la boccia. Ma vedendo il percorso credo che è ai limiti, non lo so se è preso 2. L'arbitro dice sì, e quindi, aggiornando il punteggio, 7 Spazio Stelle, 1 Tolentino. Patrizia Alessiani tira il pallino. Distanza circa di 16 metri. 16 metri. Ci vorrebbe, Graziano, per la formazione di casa stravolgere qualcosa, cercare un attimo di riprendersi. Non è sicuramente facile. No. Per così dire, ci vorrebbe la giocata del fenomeno. O la stecca magica. Vediamo infatti che no, tirano il punto, anche in questo caso non il gioco migliore, ovviamente sempre secondo il nostro parere.
Da giocatori abbastanza esperti, Graziano. Abbastanza. Si poteva cambiare gioco, tirare il pallino e portarli al fondo tavola per creargli più difficoltà alla squadra avversaria, visto che il tiro di fondo non l'hanno fatto quasi mai, c'era buone possibilità, però non è così facile, non è così Esattamente. semplice. Lo tira ora. Marlin Maccari al tiro sul pallino. La boccia esce di mano. Errore. Ora tocca a Sara Pascucci cercare di salvare la situazione e sperare di prima di colpire il pallino e poi magari che Vai rimanga Sara, stretto all'asse di fondo. fai una bella giocata Sara, fallo per noi, via. E così è, Colpisce, bella, bella attenzione, giocata, Sara brava. Pascucci colpisce il pallino. Non molto fortunato perché il pallino sbatte la tavola di fondo, prende un rimbalzo e si Vediamo. porta a 1,50 m dalla boccia del punto. Il pallino è posizionato alla loro sinistra, nella tavola della loro sinistra. Ora Patrizia Lisiani con l'accosto mette una bella boccia a punto. Grande, bo grande boccia. Grande boccia dell'Alesiani. Che chiama in L'esperienza. causa ancora una volta Sara Pascucci. Vediamo l'atleta di casa dichiara il punto. La boccia credo sia sola. Due pezzi. Rettifico, due pezzi. E c'è una bellissima bocciata. Mette in terra due punti. Stringe anche un po' il gioco. Maria Elena Gidi. Tirano un'altra grande boccia. Davvero. Brave le giocatrici ospiti che tutto sommato Graziano nonostante la difficoltà delle corsie di gioco hanno preso molto bene sia la forza sia la direzione. Sì. Ora vediamo che anche Maria Pasqualini tira una bella boccia. E la posiziona davvero perfettamente Maria Pascolini. Siamo circa 20-25 cm dal pallino, sotto rimpallo. Ci stanno infatti pensando, ma tirano il punto. Tirano il punto. E andiamo ad inquadrare. Parte la De Angelis. Bella giocata, Che cosa dire, Graziano? bella giocata, complimenti a lei perché ha fatto una bellissima giocata e non si può La dire niente. poteva e la doveva colpire solo in quel verso. L'ha fatto la De Angelis. E ha messo stavolta davvero più di un punto sulla conquista del set. Ricordiamo il punteggio 7-1 per la Polisportiva Spazio Stelle. Maria Pascolini è la boccia della disperazione. La tira benissimo, ma purtroppo rimane corta e il set termina qui. 8-1 per la Polisportiva Spazio Stelle nel set di Terna. Aggiorniamo il punteggio totale che vede la Polisportiva Spazio Stelle in vantaggio per 2-7-0 sul Tolentino. Vediamo Graziano che sulla corsia numero 1, dopo il cambio di Sabrina Ceresani con Jenny Bartolacci, purtroppo il punteggio vede sempre in vantaggio Irene Albieri per 2-0. Qui c'è bisogno davvero
ora o mai più, di un riscatto. Speriamo con questa giocata Jenny colpisca bene il pallino. No, purtroppo. Nell'individuale sembra non esserci storia, davvero troppi errori. Ma ricordiamo, è normale, vista la grande tensione agonistica, e visto che comunque di fronte c'è una squadra molto molto giovane, sicuramente dalle grandi potenzialità. Nell'individuale quindi siamo 6-0 per Irene Albieri. Mentre torniamo continuiamo a riprendere il campo dell'individuale. Irene Albieri tira il pallino ad una distanza di circa 16 metri sotto la tavola di sinistra. Palla a costo. Vediamo che rimane corta circa 80 centimetri rispetto al pallino. Jenny Bartolacci proverà a rifare il punto. Tiro in diagonale. La direzione è quella giusta, ma scarsa di forza. È corta. Ora Jenny sta attendendo la corsia che tira Sara Pascucci dalla corsia 2. E rilascia la boccia di nuovo Bartolacci. Vediamo che stavolta la forza è abbondante e giustamente Marco Pascucci chiede time out. Ancora una situazione molto molto critica per la giocatrice di casa. Non so qua Graziano cosa dovrebbe dire l'allenatore alla ragazza, visto e considerato già il punteggio sotto 2-7-0, sotto 6-0 nell'individuale. Non è facile in questo caso. Sarei profondamente in crisi pure io, perché è il momento che stanno giocando male, ma non perché non sanno giocare, ma perché credo che sentono molto l'emozione e l'agitazione. Non si sentono molto tranquille, pertanto è molto difficile gestirle, perché l'emotività è una cosa personale. Rimaniamo sul campo dell'individuale. Comunque, le ragazze, attenzione, Bartolacci. Jenny va al tiro al pallino. Lo colpisce, ottimo. Ottima la giocata di Jenny Bartolacci, sposta il gioco a fondo campo, il pallino però non arriva all'asse di fondo. L'Albieri ha tutto lo spazio necessario. Rilascia la boccia Irene Albieri. Qui per lei è importante mettere una buona boccia. Leggermente lunga rispetto al pallino. Ha la possibilità di fare il punto. Vediamo Jenny Bartolacci, ultima voce a disposizione. La forza è quella giusta, ma rimane bassa. Prende il punto, ma rimane comunque
a un metro dal pallino. Irene Albieri, due bocce a disposizione. Sicuramente ora Graziano sarà davvero molto dura, perché le ragazze ascolane sulla scia, sull'onda dell'entusiasmo, potrebbero davvero fare la differenza. Penso proprio di sì. Tanto Irene Albieri ha deciso di tirare la boccia del punto, la sbaglia, forse troppa fretta di chiudere la partita, quando lo spazio a disposizione è davvero tanto. Ha ancora la possibilità di fare partita, se la colpisce si gioca bene. Sì, deve colpirla sulla parte destra. Probabilmente va alla bocciata e vediamo l'effetto che fa. Irene Albieri parte, lancia la sua boccia, ma la sbaglia. E attenzione che in questo caso, quasi sperato, Jenny Bartolacci raccoglie il punto ed ora davvero può impostare lei il gioco. E potrebbe essere una cosa positiva per il morale. Assolutamente sì. Tira il pallino alla sua sinistra lungo la sponda distante 80 un metro. Si porta oltre i 18 metri. Jenny va all'accosto tirando dritta sul pallino. Volevo fare Graziano un complimento comunque alla squadra del Tolentino, che in questi giorni davvero si è allenata tantissimo, cercando sempre di migliorare, e quindi sicuramente il fattore campo, la tensione agonistica, purtroppo oggi normalmente ne fanno da padrone, ma ripeto, si sono allenate assiduamente, sicuramente non è colpa loro. Primo incontro capita capita un po' a parecchi di noi. Davvero sono una grandissima squadra sotto il punto di vista del gruppo, e questa forse è la cosa più importante, dove sicuramente a lungo termine porterà dei risultati importanti. Ma spero di sì, perché c'è molta voglia, c'è molta volontà e c'è anche l'unione, va abbastanza bene. Ricordiamo che oggi riposa la squadra del Montegranaro, girone a 3, 4 incontri, e quindi subito decisivo questo primo incontro. Ricordiamo che ci saranno altri 4 set di coppia all'intervallo e nulla è scontato, soprattutto nelle bocce. Però vediamo che nella corsia 1, nell'individuale, Jenny ha tirato la terza boccia prendendo il punto, anche se leggermente lunga, è di 60 centimetri, posizionandola davanti al pallino, dietro al pallino. Non è una bella boccia, perché si può, con l'accosto si può riprendere il punto tranquillamente, visto come sta giocando adesso un attimo Irene Albieri, che sbaglia poche bocce. Diciamo anche che, conoscendo abbastanza bene le giocatrici di Spazio Stelle, sono tutte ragazze che hanno fatto la trafila giovanile, e secondo me anche il fatto di giocare da molto tempo ha il suo perché. E Irene ha portato sfortuna, ha detto che sbagliava poche voci, come ho parlato ha sbagliato questa una voce. È la legge della cronaca in diretta. Non lo dico più. Però ci scuserà Irene quando rivedrà la registrazione. Irene sta giocando abbastanza bene, anche se le avversarie non l'ha poco impegnata. Tanto vediamo
purtroppo la sua boccia scivola, non prende il punto. Ricordiamo, campi non particolarmente facili all'accosto, con sali scendi. E vediamo Reziano anche in questo tiro. Siamo troppo distanti. Jenny Bartolacci ha la boccia in più. Vediamo Irene, l'ultima boccia, forse prende il punto, rimane larga circa 60 cm e vediamo ora cosa farà l'atleta di casa. La bocciata è rischiosa perché siamo sotto rimpallo della boccia rossa. Decide prudentemente di venire a vedere il gioco, ma forse con il 7 a terra credo ci siano due possibilità: quella di andare a punto o quella di addirittura di bocciare il pallino. Tanto Graziano, aggiornamento sul campo della terna, punteggio? Alla terna abbiamo il punto per la formazione di Tolentino, ma con due bocce in mano di Sara in questo momento. Intanto vediamo un errore clamoroso di Jenny Bartolacci, che purtroppo consegna addirittura il set all'avversario. Due punti e si conclude anche questo set a favore di Irene Albieri, 8-1 il punteggio finale, parziale di 3-7-0 per la Polisportiva Spazio Stelle. Al campo 2 con la terna Sara Pascucci ha messo la sua prima boccia. La seconda pure sta arrivando molto bene e conquista 3 punti. Brava Sara, 2 belle bocce giocate e 3 punti per Tolentino. 3-1 Tolentino. Importantissimo Graziano vincere questo set per la formazione tolentinate. Anche per il morale, certamente. Soprattutto per il morale e per riaprire ancora i giochi. Vediamo il punteggio aggiornato sul campo della terna, secondo set 3-1 per la formazione di casa, che ora sta decidendo l'impostazione del gioco. Optano per un lancio del pallino sotto l'asse di sinistra, 18 metri. Rilascio della boccia da parte di Maria Pascolini. Buona la giocata di Maria. Mettendo la boccia vicino al pallino, creando due pezzi. Alla bocciata. Gaia De Angeli si porta alla bocciata. E vediamo cosa succede. Colpisce la boccia, colpisce pulita, non prende, per effetto di gioco non prende il punto, rimane il punto di Tolentino. Ha fatto una bella giocata non andando a scaricare sul pallino, visto che era posizionato davanti. Prendendo la boccia sul lato destro, portandola via pulita, dando Patrizia Lesiani, tira un'ottima boccia. Molto probabilmente
Marlin magari tirerà la boccia del punto. Così è. Colpisce pulita. Punto rimane alla squadra avversaria. Maria Pascolini. Seconda boccia per lei. Direzione è perfetta. Rimane corta, ma sul gioco. Buona boccia per Maria Pascolini. Gaia De Angelis decide di tirare la boccia del punto. La tocca quanto basta. Ma il punto rimane di Tolentino. Spazio Stelle con Patrizia Lesiani. Sfiora la tavola di sinistra. Ma è corta. Posizionandola a circa oltre un metro dal pallino. Tolentino ha la possibilità di prendere il punto. Ora Sara si porta all'accosto. Ricordiamo il parziale 3-7-0. Per Spazio Stelle, con Irene Albieri che si è guadagnato entrambi i set nella specialità individuale, e la squadra sempre di Spazio Stelle si è aggiudicata il primo set della terna, quindi Tolentino è chiamata assolutamente a provare almeno a vincere questo set. Sara Pascucci intanto ha giocato una grande boccia, appunto, e Maria Elena sbaglia vistosamente questa volta. Sicuramente era una bocciata semplice. Era la sua portata, perché visto era che la sua portata, perché lei è mancina. Però ha sbagliato. Ora, con, se non sbaglio, l'ultima boccia a disposizione, prova a chiudere il gioco. Cercare di dar fastidio alle avversarie. Lo fa discretamente bene. Si stanno consultando Maria Pascolini con Sara Pascucci, che a sua volta si consulta con Marlì per il gioco da fare. Il punto a terra del Tolentino, boccia e pallino quasi toccano. Secondo punto ad una distanza di circa 40 cm. Optano per una giocata a punto. Sara Pascucci. La alza drop sulla destra, rimane lì. Ora vediamo Marlì Maccari. Anche Marlì la tira leggermente larga e leggermente va larga, e Tolentino raccoglie un punto. Risultato parziale 2 Tolentino, 3 Spazio Stelle. Contrario 4. Rettifico, 4 Tolentino e 1 Spazio Stelle. 4-1 per la formazione di casa. Ho commesso l'errore, mi sono distratto. Intanto vediamo che Maria Pascolini
tira sull'asse della sua sinistra a 70 cm laterale e lancia la boccia facendosi aiutare appunto dell'asse sinistro. Un'ottima boccia di forza ma leggermente sbagliata di direzione e si porta a 60 cm laterale dal pallino. Intanto salutiamo chi si è appena connesso da casa. Ricordiamo che stiamo facendo il massimo delle nostre possibilità, avendo a disposizione un cellulare e due microfoni, ma sperando almeno di riuscire a intrattenervi anche in questo duro periodo. Due voci inesperte. Due voci anche inesperte, magari graziano in una seconda vita. Se ci fosse la possibilità di farlo, sicuramente io, almeno per me, farei un pensierino. Sicuramente, visto le tante dirette, ti puoi accingere al nuovo lavoro. Intanto Maria Pascolini non prende il punto. Graziano, io non sono particolarmente d'accordo sul pallino in quella posizione. Forse troppo lungo. Abbiamo visto che nel tiro precedente ha portato buoni frutti. Un tiro all'incirca sui 17 metri, forse. È scappato. Ricordiamo anche l'importanza, no, Graziano, della tattica di gioco, del lancio del pallino. Sì, infatti sto vedendo che Tolentino cambia spesso il tiro, un po' corto, lungo, corto, no, devono fare sempre quello stesso tiro che automaticamente si trovano in memoria la forza. Esattamente, quasi come se non ci fosse una strategia dietro. Con la quarta boccia Marlin Maccari decide di tirare il punto. Dovesse colpire, farebbe buon gioco. Erroraccio di Maccari. Colpisce la sua boccia e le avversarie rimettono a posto, riposizionano il gioco. Forse è il caso di venire all'accosto. Sara viene all'accosto tagliando nettamente il campo. Sembra buona la boccia di Sara. Oddio. Purtroppo Graziano, come abbiamo detto all'inizio di diretta, causa... a quel punto del campo la boccia tende a scorrere di più. Porta dietro a sé il pallino. Una boccia tirata molto molto bene. E purtroppo è nulla. La difficoltà del giocare la boccia, appunto, molte volte sta anche in questo. Sembra facile, ma in realtà non è molto, così molto difficile. Per esperienza vissuta è un punto dove c'è molta difficoltà andare all'accosto. Il ruolo del puntista purtroppo è molto complicato, un po' il metronomo della situazione, è colui che ha il compito di impostare il gioco, almeno da una mia visione, mentre il bocciatore è più il finalizzatore. Intanto vediamo il tecnico Riccardo Lelli che chiede il tempo per Spazio Stelle e vanno a vedere il gioco che dovranno fare. Spazio appunto ce n'è, a fondo campo non c'è nessuna boccia. Hanno più di una possibilità perché possono tirare il pallino, perché in fondo alla corsia non ci sono bocce di Tolentino e se lo colpisce con la prima boccia possono fare 5 punti oppure venire all'accosto e potrebbero raccogliere i probabili 6 punti, ma ripeto, come abbiamo detto prima, il punto è difficile, devono essere più che precisi. Forse in questo caso il gioco più semplice sarebbe quello di tirare il pallino, visto e considerato il punto in cui si trova nel campo, ma ovviamente
Ma Patrizia Lesiani ci smentisce perché mette il secondo punto. Conferma il secondo punto l'arbitro. Le decisioni, Graziano, le teorie possono essere mille, ma poi quello che conta Il è braccio. il fatto ed è il braccio. Ed è il braccio. Però parliamo di Patrizia Alesiani, che Sì, è sì. una giocatrice esperta, una giocatrice che gioca da parecchi anni, è una giocatrice di B, ha molta esperienza. In una squadra così giovane, davvero non può mancare la giocatrice di esperienza. Intanto l'arbitro va alla misurazione per il terzo punto. Misura una boccia tirata all'accosto da Maria Elena Gidi. L'arbitro Renato Francesconi. Ricordiamo che la federazione in questo campionato ha inserito la novità che gli arbitri sono della società ospite, sono arbitri di società e del gioco di parole della società ospite, in questo caso sono tutte e Esattamente. due di Tolentino. Per rispettare ovviamente in prima linea tutte quelle che sono le normative anti-Covid. Per far spostare meno persone e mandarle in giro, e ha fatto una buona cosa. Stiamo rispettando le norme al massimo. Esattamente, al massimo di quello che possiamo. 3 punti a terra per Spazio Stelle. Ultima boccia per Gaia De Angelis. È normale che per Gaia è difficile andare all'accosto, visto che ha sempre bocciato sbagliando pochissimo. Va dietro la sua, quindi restano 3 punti a terra. Il 3 punti, 4 pari. conteggio è di 4 pari. Vediamo che strategia adotteranno le giocatrici ospiti. Pallino sempre più o meno alla stessa distanza, 16 metri, centrale. Ma Patrizia non cambia tiro. 16, 17, 18 metri al centro. Come si dice, l'esperienza fa grado, e lei ha tirato una bella boccia a 20 centimetri dal pallino. Ora Tolentino sono costrette a bocciare e Marlì si posiziona per la bocciata. Bella, ottima Benissimo, bocciata. Ora Marlì Maccari. vediamo di chi è il punto. Una bocciata per lei, Razziano, molto, molto pulita, quasi diritta. Leggero giro sulla destra. Ma lì è una vera bomber, perché nelle donne trovare le bocciatrici non è facile Esattamente. e lei è abbastanza completa, solo che manca di esperienza, è da poco che gioca, ha iniziato da un anno e mezzo, due, che poi un anno, perché poi causa la pandemia è stata ferma per 6-7 mesi. E pertanto bisogna dire grazie a Marlì per quello che fa. Eh sì, intanto vediamo Maria Pascolini che ha giocato un'ottima boccia a punto. Gaia De Angelis molto precisa anche lei quest'oggi. E Gaia è una vera bomber e prende il punto. Questo a dimostrazione del fatto che lo sport delle bocce è praticato anche da molti giovani. Tanto sembra ben tirata la boccia di Maria Pascolini. Va leggermente oltre al pallino. 40 centimetri, ma non è facile da prendere il punto.
ogni boccia su quattro pari potrebbe essere pesante e decisiva. E decisiva. La bocciata Gaia De Angelis. Ecco qua, Razziano, come sempre ci ha smentito in negativo. Sbaglia la bocciata. Sì, sì, ma è un caso. Io la vorrei avere una come Gaia, anche se ha sbagliato questa giocata. E Gaia è solida e fa belle giocate, è bravissima. E vediamo. Ora l'esperienza di Patrizia, con molta calma, prende il punto e mette una buonissima boccia. È una boccia molto a rischio, perché può scaricare pure il secondo punto. Pertanto la giocatrice di Tolentino deve fare una buona giocata, la deve colpire leggermente sulla sinistra in maniera da non far scaricare né il pallino né la boccia. Ha provato a farlo ma non è riuscita, ha leggermente sbagliato andando a colpire la boccia sua. E già. Ora il vantaggio, gli avversari stanno pensando un attimo. Vediamo che a fondo campo le bocce sono abbastanza miste. Secondo punto gioca circa 60 centimetri. Vediamo cosa decidono le giocatrici ospiti, se rimettere a posto o lasciare il gioco così com'è. Intanto Maria Elena Gidi era indecisa nel gioco da fare, il tecnico ha chiesto il time out e ha consigliato alla Gidi di lasciar fare il gioco, pertanto rimangono due punti di spazio stelle. Ora vediamo Tolentino. Maria Pascolini e Sara Pascucci si stanno consultando sul da farsi. Credo ci sia ben poco da fare, se non di andare a punto e mettere una buona voce. Possibilmente. Sara, facci sognare. La prima boccia tirata da Sara scende leggermente andando verso l'asse di destra e viene fuori una brutta boccia. Con la seconda si corregge, non prende il punto ma tira una discreta boccia. Ora tutto nelle mani di Maria Elena e Gidi. Attenzione, tira sotto mano il secondo punto, rimane dentro ed ora proverà giocata sicuramente a tirare il secondo punto. Se dovesse rimanere dentro e la boccia bianca non rientrare, attenzione però, scarica il pallino inaspettatamente a fondo campo. Adesso vediamo, perde sicuramente due punti sicuri. Sicuramente bocciata sfortunata, non colpita perfettamente, ma davvero sfortunata. Forse anche se sinceramente io avevo fatto forse Razziano era il caso di tirare subito quella boccia che, esatto, era prima del pallino, perché stava leggermente dietro al pallino e questo rischio ci poteva essere. E poi nel caso tirare la boccia più vicina. 4 punti da partita. Attenzione, finisce qui il set. Finisce il set Tolentino con un po' di fortuna
vince il set sul rimpallo del pallino 8-4, il punteggio finale. Ricordiamo, si va all'intervallo sul punteggio di Tolentino 1, Spazio Stelle 3. Ora 15 minuti di intervallo e poi ripartiremo con la diretta qui dalla bocciofila di Tolentino. Siamo sempre in diretta, eh? Allora, stiamo sempre in diretta. Ecco. Visto c'è? Il microfono. Meno proprio. No, adesso lo ripigliamo da io. Io che mi apprevo. Non fa la micro, no. No. Se non vanno io. No, sa che se sta con le cuffie però se sente uguale le voci. Allora spegna, dici una cazzata. Andiamo sta zitto.
Sul telefonino, lo si vede. Tu non l'hai scurato, se no la rendiamo mangù. Sta in diretta, io piace i microfoni. Sì, è bene, infatti, che dice qui noi te lo rendiamo. Grazie.
Allora un 5 è venuto su, 5 tutti. Questo prima era il 5, dico. Questa batteria Eccoci qua, siamo, si ricomincia per il secondo turno. Il direttore dell'incontro
l'arbitro nazionale della provincia di Macerata, Emiliano Luigi, ha effettuato la chiamata in campo e nella corsia 1, dove si è giocato l'individuale, giocano per Spazio Stelle Maria Elena e Gilli e Irene Albiere, mentre per Tolentino scende in corsia Sara Pascucci e Turchetti Altea. Alla corsia 2, dove si è giocato la terna, sempre per Spazio Stelle gioca Patrizia Resiani e Gaia De Angelis, mentre per Tolentino Maria Pascolini e Sabrina Ceresani. Stanno effettuando il tiro di prova per poi cominciare la partita. Sì, primo tempo quasi a senso unico, con un buon livello espresso alle giocatrici ospiti, mentre purtroppo per le giocatrici di casa c'è stata qualche difficoltà di troppo ed il punteggio infatti è di 3-1 per gli ospiti. E questo è quanto. Sai Luca, mi sono dimenticato una cosa. Prima parlavamo delle formazioni, delle Coppa Italia, dei vari campioni, ma nella formazione della Coppa Italia ho avuto pure a te. Bei ricordi, Graziano. Qualche anno, perché uno su tutti, quando è stata fatta a Bologna, che abbiamo fatto secondi, e... Mi ricordo molto bene, Graziano, un argento molto molto amaro, quello che è arrivato a Bologna. Diciamo che giocare con campioni come del calibro di Luca Petrelli, negli anni Francesco Tosoni, i pur giovani Marco Sabatini, Manuel Macellari, diciamo che per me è stata un'esperienza indimenticabile. Ma d'altronde il gioco di squadra è molto bello per questo. Tante personalità diverse, tanti campioni, tanti atleti con non solo per l'aspetto tecnico, ma proprio l'atteggiamento mentale in campo, il comportamento fuori al campo, è quello forse che è la vera forza del gruppo. Giocare con i campioni fa sempre esperienza, porta novità ai giovani e ci sono anche delle furbizie da acquisire, che sembra semplice il gioco, ma non è così. Pertanto io ho avuto sempre questa mania, questa cosa di far esordire i giovani, perché nel gioco di squadra sono stato sempre convinto che non c'è bisogno di... Sì, se ci sono anche i grandi campioni, ma se i campioni sono solisti, vanno per conto suo, preferisco più il gioco di squadra con giovani che fanno gruppo e secondo me la squadra è molto più forte. E posso dire che spesso e volentieri ho avuto ragione, perché tante volte hanno esordito tantissimi giovani nel comitato di Macerata. Posso dire, ecco, Luca Capponi, Leonardo Sacciotti, Marco Sabatini, Manuel Macellari, Alessio Foglia, Luca Celosi. Tanti giovani hanno esordito con la Coppa Italia, con l'esperienza dei più blasonati giocatori, abbiamo fatto crescere questi giocatori. Poi, ecco, come Luca Capponi si è dedicato ad altre cose, però la sua esperienza... Da un po' di anni a questa parte, mi dedico più che altro al settore giovanile, a quello paralimpico, ma sicuramente la voglia di tornare in campo, soprattutto dopo questo periodo di blocco, di chiusura totale, è sicuramente tanta. Ma in effetti, quando si fa esperienza, poi te la porti sempre. E con i grandi campioni si fa esperienza. Il nostro grande capitano, Dante D'Alessandro, un mito, grandi ricordi. Bello, bello, bello.
siamo... Ricordiamo che comunque molti campioni che ancora giocano attualmente comunque provengono dalla provincia di Macerata e dintorni. Ricordiamo uno su tutti il nostro Mirko Savoretti di Recanati, ma cresciuto proprio nelle fila del comitato di Macerata. È vero, è vero. Ora bando alle ciance, passiamo alla... riprendiamo il commento tecnico. Si inizia con le due partite di coppia, ricordiamo su entrambi i campi doppio set ai 8 punti. Tolentino a partire con la prima boccia, dopo il sorteggio effettuato dall'arbitro è uscita Tolentino per la prima boccia. Per una questione di praticità cercheremo di riprendere il campo numero 2, ovviamente aggiornandovi anche sull'altra corsia. Maria Pascolini ha tirato una boccia lateralmente al pallino di 70 cm. Patrizia Lesiani invece mette una boccia, molto probabilmente, se non è bersaglio, poco ci manca. No, l'arbitro dice che è un solo pezzo, sola, pertanto si trova a più di 13 cm. Sabrina alla bocciata colpisce e riprende il punto. Abbiamo visto Graziano, Sabrina Ceresani è stata spostata al campo numero 2, mentre al campo numero 1 lei aveva precedentemente fatto l'individuale. Probabilmente questa è anche una scelta tattica. Penso proprio di sì, perché si sente molto sicura, visto che effetto parecchi allenamenti con Maria Pascolini, si sente molto sicura con Maria. Pertanto ha fatto bene, penso, il tecnico Marco Pascucci a fare questa scelta di spostarla. Tanto Sabrina sbaglia la seconda bocciata, sicuramente Maria Pascolini cercherà di limitare il danno. Gioca una boccia quasi buona, se fosse stata in direzione del pallino. Ora, Gaia De Angelis prova a inserire il secondo punto. Lo fa. Anche il secondo punto è inserito. Vediamo l'ultima boccia in mano, se riesce a fare il bottino pieno. Sembra tirata non molto bene questa boccia, infatti rimane corta. Due punti spazio stelle. Vediamo invece Graziano che è la corsia numero 1. Tolentino ha schierato Sara Pascucci in coppia con Altea Turchetti. Altea, anche lei una giocatrice di esperienza, una brava puntista. Attualmente mancante un po' di allenamento, però è una discreta, è un'ottima puntista. Io l'ho avuta tante volte nella formazione del comitato provinciale, mi ha risolto tanti problemi Altea. All'accosto è tremenda, è micidiale. Quando vediamo Patrizia Lesiani, ottimo accosto, sola dietro al pallino, distanza di 14 metri. C'è una boccia difficile, Sabrina Ceresani alla bocciata, ma colpisce il pallino e la squadra di Spazia Stelle rimette a posto il gioco, annulla la sua giocata. Qui Graziano, primi tiri. Sarebbe opportuno partire bene per la squadra di casa,
cercare subito di mettere pressione, certo, per recuperare, soprattutto recuperare lo svantaggio di 1-3. Maria Pasqualini va all'accosto, sembra aver tirato una buona boccia, anche se si è spostata leggermente alla sua destra. Ora l'arbitro Renato Francesconi va alla misurazione. Vediamo se ha preso il punto. E così è, dal segno dell'arbitro punto preso. Ora Gaia De Angeli alla bocciata. Ha sbagliato questa giocata. Nell'altro campo in difficoltà Sara Pascucci, doppio errore. Sara che gioca in un ruolo non proprio consono alle sue potenzialità, ma sicuramente anche in questo caso la scelta dell'allenatore è tattica, magari per sfruttare proprio le corsie con il punto, con l'accosto, cercare di mettere in difficoltà le avversarie. Ma a volte, Razziano, occorre anche colpirle le gocce. Purtroppo sì, non sempre ci si riesce. C'è una misurazione alla corsia numero 2 per l'assegnazione del punto. Vediamo entrare in campo anche il direttore di gara per un maggiore controllo e precisione. E infatti vediamo che sicuramente si appresteranno alla misura più precisa con il compasso. Tanto nella corsia numero 1 Altea Turchetti, dopo il doppio errore della Pascucci, è riuscita a chiudere abbastanza bene il gioco. Il punteggio, ricordiamo, il campo numero 1 è di 1-0 per le ospiti, mentre la corsia numero 2 2-0, sempre per la formazione ospite. Una giocata sfortunata di Maria Elena Gini, dichiarando il punto. Ha colpito il pallino senza toccare la boccia dichiarata. Purtroppo la regola dice che ciò che dichiari deve essere rimosso. Esattamente, Razziano. Il pezzo dichiarato si deve muovere dalla posizione. Corsia numero 2. Punto a terra delle giocatrici del Tolentino. Poco spazio a disposizione per inserire altri punti. Tavola di fondo coperta dalla boccia della De Angelis. Possibilità dunque delle portacolori di casa di pareggiare i conti.
Maria Pascolini, tutta la concentrazione, lancia la sua boccia. Sembra davvero tirata perfettamente bene. Peccato, peccato davvero. La sua boccia, brutto scherzo. Decidono di prendersi un punto. Sabrina Ceresani viene con la sua boccia. Si accontentano del punto a terra e quindi risultato parziale: Spazio Stelle 2, Tolentino 1. Andando vediamo la corsia 1, una bocciata di Maria Elena di Spazio Stelle, non tanto fortunata, che colpisce il punto, va a scaricare sul secondo punto e le porta lasciando il punto di Tolentino. Ora Irene Albieri va all'accosto. Vediamo Maria Pascolini, sembra essersi ormai ripresa, gioca un'ottima boccia a punto. De Angelis Gaia la bocciata. Gioco che si sposta a fondo campo. E prende un ottimo punto, che è 50 cm dal fondo tavola, il pallino posizionato al centro e la boccia leggermente a sinistra. Sabrina Ceresani tenta una bocciata sotto la tavola di sinistra, forse troppo forte il lancio, passa dentro. Riprova la bocciata, Sabrina Ceresani colpisce molto bene, non fa gioco ma comunque riesce a posizionare la propria boccia ad una distanza di circa 60 cm dal pallino. La giocata di Maria Pascolini non è stata molto fortunata, perché è andata all'accosto e per qualche centimetro la sua boccia ha battuto la tavola di fondo, lasciando il punto agli avversari. Alla corsia 2 intanto Riccardo Lelli ha chiesto il time out per andare a vedere il gioco, per posizionarsi, per vedere il gioco da fare, come tirare le bocce, che gioco fare. Vediamo che le giocatrici alessiani. Intanto ci ha raggiunto in regia l'assessore allo sport del comune di Tolentino, Fausto Pezzanesi, a cui diamo la parola per un breve saluto. Io saluto con orgoglio per vivere questi momenti di sport, che sono veramente una rarità in questo momento di ristrettezze da Covid. E ho fiducia che questi momenti siano veramente la spinta per superare questi ultimi, speriamo,
momenti veramente di schiavitù da sport, che siamo veramente al limite della resistenza. Speriamo che i vaccini, la bella stagione e tutto volga al meglio, che tutto riprenda a pieno regime come desideriamo in pieno. Ok Fausto, qualche parola per la Bucciofila di Tolentino, che ha ripreso appieno l'attività agonistica non solo per quanto riguarda il settore femminile ma anche per il settore senior e quello giovanile. La Bucciofila di Tolentino è un modello, quindi un modello che è un esempio che tutti dovrebbero prendere per come rispetta le regole, come non si arrende e che tiene in piedi il movimento con correttezza, con veramente molta volontà, perché l'impegno è quello di stare dietro tante di quelle complicazioni, ma non ci fermiamo e quindi le attività proseguono, e quindi è veramente un elogio che io faccio con tutta veramente l'ammirazione e il rispetto che si merita questa associazione. Bene Fausto, noi ti ringraziamo per questo breve saluto, riprendiamo la diretta. Grazie a voi e buona giornata. Grazie a te. Tanto Graziano, aggiornamento al campo numero 2. Al campo numero 2, adesso sta vedendo, ha tirato una boccia a Gaia, ma non ha inserito una boccia alla costa, e ha raccolto 2 punti, ha avuto un pizzico di fortuna perché si è appoggiata sulla boccia di Tolentino andando a finire sul pallino. Ma questo nel gioco delle bocce ci sta, pertanto ha raccolto 2 punti e il punteggio parziale è 4-1 per Spazio Stelle. Ora vediamo che Patrizia Tresiani ha lanciato il pallino ai 20 metri, quasi al centro della corsia, mettendo una discreta boccia, 60 centimetri. Maria Pasqualini, punto del campo difficile. La boccia è indirizzata sicuramente bene, la forza sembra quella giusta e direi ottimo accosto di Pasqualini. Bellissima boccia tirata, componendo 2 pezzi con il pallino. La bocciatrice Gaia si posiziona per la bocciata, ma purtroppo questa la sbaglia. Noto Graziano una difficoltà da parte di Gaia nel tiro lungo, nella bocciata. Sì, è vero. Forse anche per questo che Patrizia, facendo il tiro più corto, può darsi che è più favorevole a Gaia. Ovviamente le due ora decidono di venire a punto, cercando di stringere. Nel campo numero 1 intanto il punteggio di 2-2, partita molto equilibrata. Ottimo accosto di Patrizia Alesiani, ma naturalmente la boccia del punto, trovandosi 2 pezzi, non era facile riprendere il punto, pertanto ha messo una boccia a 35 distante e ha messo un'ottima boccia a difesa. Ora Gaia si sta consultando con la sua compagna se posizionare la boccia nella tavola di fondo oppure tirare nelle vicinanze del pallino, ma la decisione è quella di tirare la boccia in fondo, anche se colpire il pallino è molto difficile e molto duro, perché posizionato sotto, leggermente avanti alla boccia del punto, non è facile prenderlo. In effetti, scelta discutibile, ma tutto sommato opportuna. Allora Maria all'accosto,
Attenzione. Questa volta Mattia la fa leggermente corta. Purtroppo non è la prima volta che le giocatrici di casa rimangono con le bocce in mano senza sfruttare le occasioni. Forse in questo caso anche un tiro sul secondo punto è molto vicino al pallino. Vediamo che Sabrina viene a visionare il gioco da vicino. Ora è davvero difficile trovare la strada per andare vicino al pallino. Forse qui qualche appello alla fortuna. Eh sì, perché il gioco è molto stretto, molto vicino, non è facile anche venire appunto, vista la posizione del pallino. Ma è normale che anche le giocatrici di casa cercano di tirare nei punti più scomodi, conoscendo il campo, anche se le avversarie l'ha preso abbastanza bene. Ecco, Sabrina Ceresani si mette tutto di taglio. La direzione è sicuramente quella giusta. Scarsa di forza. Purtroppo nelle partite 8 bisogna sfruttare al massimo le occasioni. Quando si rimane con due o più bocce in mano, ahimè, anche in questo tiro un solo punto per la formazione di casa accorcia le distanze 2-4. Ci accontentiamo, andiamo avanti, forza Tolentino. Adesso decidono di tirare sotto spunta della loro sinistra. Sì, Graziano, abbiamo assistito a un lancio del pallino sempre più o meno nella stessa posizione, sia nella partita di terna sia in quella di coppia. Quasi come se le atlete volessero essere magari più sicure di fare sempre lo stesso tiro, magari anche per la paura di azzardare qualcosa in più. Comunque, Maria Pasqualini mette un'ottima boccia, 50 dietro al pallino. Tanto vediamo l'incitamento della panchina al campo numero 1, dove Sara Pascucci ha inserito il secondo punto. No, scusate, ha preso il punto. E vediamo ancora De Angelis ora. Gaia De Angelis, finora ottima performance, ma sbaglia ancora, un po' in difficoltà. Abbiamo detto, Graziano, all'inizio del secondo tempo, mettere la giusta pressione all'avversario all'inizio. E fino a questo momento non ci sono riuscite del tutto. Sembra, almeno da quello che sto vedendo io, che si stiano un po' riprendendo le giocatrici di casa. Stiano riprendendo la giusta costanza, soprattutto nelle giocate appunto. È normale che nel primo turno il Tolentino, specialmente nell'individuale, hanno giocato molto male, non hanno creato mai pressione all'avversaria e l'avversaria ha avuto facilità nel giocare. Tanto Alesiani rischia di toccare la tavola laterale, ma fortunata passa esternamente, prende il punto. Immaginiamo ora che Sabrina Ceresani tiri la boccia del punto. Così è. Parte Sabrina. Purtroppo, ancora un errore.
con una boccia in più forse potrebbero ritirare. Ma penso di sì, tranquillamente può ritirare la boccia. Eccola qua, colpisce, molto importante. Una boccia a testa ora. Punto a terra la formazione locale. Sabrina, se riuscisse ad indovinare quelle due o tre bocce in maniera costante, forse per lei, conoscendola, Graziano, potrebbe essere davvero importante. Si carica moralmente, ha bisogno di queste giocate per dare un attimo di carica, perché purtroppo soffre emozione, soffre non so perché. Che poi è una giocatrice di esperienza, io ci ho giocato pure insieme le gare lui e lei. Agli inizi c'ha difficoltà a superare l'emotività, poi riesce a superarla e fa le sue belle giocate. Intanto abbiamo visto Maria Pascolini molto precisa in queste fasi di gioco, inserisce il secondo punto. Punteggio di 4 a 4 nella corsia numero 2. Ora il trend sembra essere verso Tolentino. Ancora una volta Tolentino tira la sponda della sua sinistra. Sì, non abbiamo ancora visto il pallino, sempre sotto la tavola, sotto l'asse di sinistra. Punto del campo, abbiamo ripetuto molte volte, difficile, forse vogliono sfruttare, conoscendo le corsie di gioco, quel punto del campo. Per ora non ci sono riuscite. Purtroppo no. E sto osservando che Spazio Stelle invece lo sfrutta benissimo. Assolutamente sì, perché Patrizia Lesiani gioca ancora un'ottima boccia, va leggermente davanti al pallino, laterale 30. Aggiornamento campo numero 1, il risultato è sempre in equilibrio 3 a 3. Tanto Maria Pascolini stavolta indovina la forza, purtroppo rimane 70 cm sulla destra del pallino, sbaglia la direzione. Anche in questo caso, Graziano, ho qualche perplessità sul tipo di gioco, sul lancio del pallino in quella posizione. Penso che era preferibile cambiare posto, spostarsi magari sul lato destro, visto che più di un tiro. Tanto Sabrina Ceresani gioca boccia perfetta al punto, si appoggia, mette sotto l'impallo la boccia dell'avversario. L'arbitro Francesconi effettua una misurazione per essere certi che il punto sia preso. Stecca in verticale, punto preso. Probabilmente la Alesiani, già con la boccia in mano, tenterà l'accosto. Invece cambiano idea. Vediamo la dichiarazione di Gaia. Dichiara la Chiara la boccia del punto, Gaia bocciata molto difficile. Ricordiamo che le ultime due bocciate hanno avuto esito negativo per lei. Colpisce, ma ovviamente
rimballo sulla propria boccia. E due punti a terra per il Tolentino. Patrizia Lesiani all'accosto, ma questa volta la boccia è corta, credo, e non prende il punto. Leggermente corta, di qualche centimetro, e non riesce a prendere il punto. Gaia De Angelis con l'ultima boccia è costretta ad andare all'accosto, con la speranza di andare più vicino e riparare un pochetto la giocata. Sembra lunga la boccia. E così è. Prende la discesa, quindi punto prima. E adesso sul 4 pari, punto a terra, diventa decisivo ogni punto, quindi importante sarebbe inserire il secondo punto. La Sabrina Ceresani tira molto bene per quanto riguarda la direzione, forse leggermente scarsa di forza. Così è, ancora una volta non riescono a incrementare il bottino e quindi il punteggio è Spazio Stelle 4, Tolentino 5. L'altra corsia, aggiornamento, il 5-3 è per la Polisportiva Spazio Stelle. Vediamo ora Maria. Ci hanno ascoltato, Razziano. Stavolta il pallino si è spostato sulla tavola di destra. Cambiato la giocata. Sì, cambiato la giocata. È buona. Ma non cambia assolutamente la distanza a cui Maria Pascolini ci ha abituati in questo momento. Ancora due pezzi per lei. Molto molto brava la giocatrice di casa. Maria Pascolini sta giocando molto bene. Ovviamente cerca di mettere pressione a Gaia De Angelis. Sbaglia ancora. Molto fallosa la giovane campionessa di Spazio Stelle. E dopo l'ennesimo errore, Riccardo Leli chiama il time out. Giustamente cerca di fermare il tempo per far quindi noi recuperare. Per un attimo ci spostiamo alla corsia numero 1. Anche qua time out chiesto da Marco Pascucci. Ricordiamo il parziale: 3 set Spazio Stelle, 1 set Tolentino. Prime partite di coppia. Che dopo l'errore della De Angelis la Lesiani si appressa all'accosto. Forse un'altra boccia era da tirare per cercare di togliere quel punto. Così rischiano di lasciare le tolentinate con le bocce in mano. Forse nella corsia 2 sta riuscendo la pressione di Tolentino a Spazio Stelle. Assolutamente sì, Graziano, è quello che dicevamo noi. Sta mettendo in difficoltà il gioco di Spazio Stelle. L'ultima boccia per Spazio Stelle va all'accosto Gaia De Angelis, ma
Sì, sembra tirata molto male. Anche non è tirata bene per niente. È corta e sbagliata pure di direzione. La De Angelis si è un po' sconnessa. E sembra Graziano che si stia portando dietro anche la Alesiani, che aveva iniziato molto bene. Certamente che l'esperienza di Patrizia deve far sì che portarsi dietro a Gaia, che essendo più giovane, ma in questo momento ha difficoltà pure lei. Deve cercare di incoraggiare la giovane ragazza. Vediamo Marco Pascucci che ha chiamato un time out per decidere il gioco da farsi. Punteggio di, ricordiamo, 5-4 per Tolentino, punto a terra, possibilità di chiudere il set se dovessero inserire altre due voci. Vediamo cosa decidono di fare. Vengono all'accosto. Vediamo Maria Pascolini. La voce sembra buona, come direzione non è male, sì, non so con la forza. Tirata bene. Forse trova l'appoggio della sua. Buona giocata, fortunosa, ma buona giocata, gli consente di acquisire il secondo punto. Pertanto adesso ha due bocce. Graziano è molto importante per Sabrina Ceresani, perché se dovesse metterla conquisterebbero il set, ma non solo. Potrebbe essere una, tra virgolette, una rinascita per Sabrina, potrebbe dare la motivazione necessaria per affrontare l'altro set. Attenzione, e anche qui forse con un po' di fortuna termina qui il set. Sabrina Ceresani inserisce il punto e le due si caricano a vicenda. 8-4 per Tolentino e si riparte. Quindi punteggio dei set vede Tolentino 2, Spazio Stelle 3. Si riparte. Una buona boccata di ossigeno. Assolutamente sì. Mentre vediamo nel primo set di coppia, la corsia numero 1, il 6-3 è per la squadra ospite. Vediamo ora quale sarà la reazione al campo numero 2 di Spazio Stelle. Imposta una settantina di centimetri, laterale, Alesiani e Patrizia. Tanto Maria Pascolini è andata all'accosto, la sua boccia è corta e l'arbitro posiziona la stecca orizzontale, dando il significato di punto non preso. Graziano, io passerei per un momento con la telecamera alla corsia numero 1. Punteggio di 6-3. Con una bella giocata di Altea Turchetti all'accosto. Maria Elena sbaglia nella bocciata. Ora vediamo cosa decidono di fare. Continuano nella bocciata. Attende Maria Elena la bocciata dal campo a fianco. Parte ora. Colpisce e riprende il punto.
all'accosto a Altea Duchetti. Ma a me sembra che Altea non è per niente indimorita e riposiziona un'altra bella boccia. Assolutamente. A 20 centimetri dal pallino. Molto brava e precisa Altea Duchetti. Mettendo in difficoltà le avversarie che sono costrette molto probabilmente ad andare a punto. E così è, Irene Albieri si posiziona per andare all'accosto. In questo momento, ragazzi, stiamo vedendo come le due puntiste di casa stiano un po' trascinando le partite. È vero, forse vero. Servirebbe, ecco, maggiore tranquillità sia Sara Pascucci su un campo, sia Sabrina Ceresani dall'altro, perché le loro potenzialità sono enormi. Esatto. Sara all'accosto. Mi sembra buona la sua boccia, inserendo il secondo punto. Brava Sara. Adesso ha tirato l'altra boccia. L'arbitro fa segno che sono due punti, pertanto la boccia di Sara è corta e acquisisce due punti che va a sommare ai tre, si porta 5-6 per Spazio Stelle. Partita lottata, combattuta e sofferta fino alla fine. Ora vediamo, stanno discutendo entrambi, sia Altea che Sara, il gioco da fare. Vediamo dove lanciano il pallino, se al centro del campo o sotto le sponde. Vanno al tiro corto e quasi al centro. Vediamo Altea Duchetti all'accosto. Anche in questo caso, boccia ben indirizzata, la forza è quella giusta, l'attacca al pallino. Altea sta mettendo una buona pressione agli avversari. Ora Egidi, Maria Elena, alla bocciata, parte, errore. Sicuramente stanno sfruttando anche la difficoltà che ha la Egidi nel bocciare tiro corto. Bocciata molto tesa e forte per lei. Naturalmente deve ribocciare perché la boccia è appoggiata al pallino. Colpisce. Vediamo a fondo campo come si sistemano le bocce. E punto preso per Spazio Stelle. Un punto, gli rimane un punto a 50-55 centimetri. Punto è preso. Sara va alla bocciata del punto. Peccato. Peccato. Colpisce la boccia sbagliata. Quindi si riposizionano le bocce. Anche in questo caso era molto importante colpire con il vantaggio di boccia. Chiedono informazioni le giocatrici, stanno pensando se ritirare la boccia del punto o provare l'accosto.
La potrebbero anche tirare, La potrebbero ritirare perché se colpita avverso potrebbero mettere a terra due punti. E mette in difficoltà le avversarie. Ma Altea va all'accosto, decide di andare all'accosto, fa il gioco più prudente e vediamo cosa succede. Vediamo Altea dal lamentarsi. Gesto, dal gesto che fa non sembra buono. In effetti la boccia va alla destra del pallino e non riesce neanche ad entrare dal secondo punto. Ecco che in questo caso boccia pesante per Sara Pascucci, però anche lei non la gioca bene perché il campo tende ad andare verso la sinistra. È anche lunga la sua boccia, si annulla sulla tavola di fondo. Vediamo che Irene Albieri va a visionare il gioco. Time out chiesto da Leli. Spazio non ce n'è poi così tanto, Graziano. Non è facile. No. Deve tirare una volta, cioè due volte più che precise, perché manca un punto, ricordiamo che manca solamente un altro punto alla Spazio, esatto, Stelle per chiudere il set. Fasi salienti dell'incontro, dove la bilancia si può spostare da una parte all'altra. Vediamo qual è stata la scelta del Irene Albieri. Decidono per la giocata a punto. Un bel respiro per Irene Albieri. Cerca la massima concentrazione, rilascia la boccia. Vediamo che la boccia dovrebbe essere un po' lunga e anche bassa. Tocca la tavola di fondo. Quindi ancora una possibilità per Irene Albieri. Lascia la sua boccia, Irene Albieri la segue, ma anche questa volta la boccia sembra leggermente lunga, nonostante l'abbia sicuramente tirata meglio della precedente. Sfuma la possibilità per Irene Albieri di chiudere qui il set, l'arbitro facendo di un punto. Va quindi bene per Torrentino. Il punteggio è di 7 a 5, ancora tutto in bilico. Graziano, siamo giunti credo ai momenti salienti, dove l'ago e la bilancia si potrebbe spostare da una parte all'altra. È importante questo 7, se si riesce a spuntarla potrebbe cambiare parecchie cosine, perché mette molto pressione a Spazio Stelle. Diversamente invece diventa difficile, che acquisendo il pareggio. Assolutamente sì, se dovesse vincere il set la coppia Ascolana si porterebbero sul 4-2, quindi pareggio assicurato. Vediamo Irene Albieri, tira una buona boccia, 40 centimetri alla sinistra del pallino.
tutt'altro che male. Non è male, non è male, è una bella boccia. Se era un po' più larga era pure meglio per noi. È un momento critico per Spazio Stelle. Sì, Graziano alla corsia numero 2. Sembra che la partita alla corsia 2 abbia preso una strada ben delineata, perché stanno vincendo 2-0 le giocatrici di casa e Maria Pascolini in auge sta giocando veramente bene, appunto, e quindi diventa decisivo, o forse molto decisivo, il set alla corsia numero 1. Marco Pascucci ferma il gioco. Tanto giriamo la telecamera alla corsia numero 2. Vediamo che su un bersaglio di Maria Pascolini, De Angelis, doppio errore in bocciata. 2-0 il punteggio per la squadra di casa. E Patrizia Lesiani gioca un'ottima boccia, sfortunata, non prende il punto. Questa volta veramente sfortunata, che ha tirato una boccia calibratissima. Graziano, in questo momento sarebbe meglio essere un allenatore o un giocatore in un set decisivo? Volendo si potrebbe fare sia allenatore. Io mi trovo bene anche come allenatore. Sicuramente c'è più pressione in panchina, io credo. Sì, sì, sopporto bene la pressione della panchina, perché... Tanto qua, punto a terra per la squadra di casa. Tre bocce in mano. Vediamo che qui le ragazze di Tolentino potrebbero tirare la boccia del punto, farla carambolare sul pallino. A fondo campo non c'è nessuna boccia e quindi sarebbero 4 punti facili per loro. Passiamo però alla corsia numero 1, dove Sara Pascucci ha optato per il tiro al pallino, lo sbaglia. Forse un'altra boccia, appunto, era la scelta migliore, ma di migliore non possiamo dire nulla, perché quello che conta poi è il risultato finale. Sbaglia ancora Sara. E allora, con l'acqua alla gola, Altea Turchetti prova un miracolo. Ora vediamo Altea all'accosto. Sì, l'accosto della disperazione. È dura. Ma davvero con tre bocce in mano. Non lo so qual è il gioco migliore. Non prende il punto. E allora Spazio Stelle 8. Con il punteggio di 8-5 si aggiudica il primo set di coppia ed acquisisce il pareggio. Acquisisce perlomeno il pareggio, perché siamo 4-7-2 e quindi si riparte. Vediamo che c'è una sostituzione, perché esce Sara Pascucci ed entra Jenny Bartolacci. Quindi vediamo che le giocatrici di Tolentino ancora una volta non sfruttano l'occasione, una ghiotta occasione, e realizzano solo un punto, 3-0, anche se in questa corsia
ormai la partita sembra aver assunto una decisa direzione. Maria Pascolini boccia ottimamente giocata come forza, resta però a laterale una cinquantina di centimetri, lascia lo spazio a Patrizia Lesiani di rifare il punto. Ricordiamo 4 set per la Polisportiva Spazio Stelle, 2 set per Tolentino. Rimane corta la Lesiani. Corsia 2 stanno discutendo sul gioco da fare, probabilmente tirano al pallino, no, tirano la poccia del punto. Ancora una volta Maia De Angeli sbaglia, un momento di profonda crisi per Gaia. Nel primo turno ha giocato molto bene, sicuramente non capiamo perché l'allenatore non apporti un cambio, dato che in panchina Lia Bucci potrebbe benissimo prendere il posto di bocciatrice. Sembra lasciare la propria formazione al proprio destino, ma ovviamente non vogliamo criticare nulla e nessuno. Anche se improvvisati, noi siamo cronisti. Anche se improvvisati. Fa parte della cronaca, però non ci permettiamo di sostituire il tecnico perché sa meglio di noi le condizioni delle giocatrici. Ma ora stiamo vedendo anche un'altra giocata di Gaia sbagliata, va a colpire una boccia di Patrizia Lesiani e la sposta di oltre 50 centimetri, che per regolamento superati 50 centimetri è nulla. Beh, ennesimo tiro Graziano con punto a terra e tre bocce in mano. Finora non siamo mai riusciti ad ottenere qualcosa in più. Speriamo che una volta tanto Tolentino ne approfitti per acquisire qualche punto in più. Ci vorrebbe maggiore decisione, quello che forse è mancato oggi alla formazione di casa. Vediamo Sabrina Ceresani tira il bersaglio corto con l'intento di portarle via entrambi e realizzare così tre punti. Ma dove tira quel? Sbaglia Sabrina Ceresani. Questa volta sono poco d'accordo sulla decisione che hanno preso le giocatrici di Tolentino, perché c'aveva un pallino da tirare lungo l'asse di sinistra, hanno scelto di tirare il bersaglio. Però va bene che Maria ha tirato una bellissima boccia e lo inserisce il secondo punto. Brava Maria, una grandissima boccia, e consente a Sabrina di non vendere il punto perché ha coperto pure il pallino. Bella giocata, brava Maria. Adesso Sabrina all'accosto. Sembra giocata con un po' di paura questa voce, per non rischiare nulla. Oggi è mancata la decisione, purtroppo, le giocatrici di casa
Quindi ottenere un pareggio oggi sarebbe davvero importante. Vediamo. Decidono di fare sempre il tiro lungo, questa volta sempre sull'asse della loro sinistra. Cercano ovviamente di sfruttare il grande momento di Maria Pascolini, che davvero in queste due partite di coppia non ha sbagliato veramente mai, ancora una volta. Sta giocando fortissimo. Brava Maria. E intanto applausi alla corsia numero 1, dove Maria Elena Giri sfodera un sottomano, rimane sul posto quasi. È bello vedere un sottomano da parte di una donna, Graziano. Non è facile, ma Maria Elena ce l'ha queste giocate. Ma intanto vediamo che alla corsia numero 2, scambio di ruolo, Alessandra Patrizia alla bocciata. Scelta incomprensibile. Forse le due giocatrici sono già con la testa fuori dalla partita. Probabilmente, probabilmente, un attimo. Forse l'allenatore già ha preso coscienza di quello che sarà il risultato sulla corsia numero 2. Vediamo che Patrizia cerca un accosto molto difficile, sbaglia. Esce lunga a 50 centimetri. Gaia va all'accosto, sta trovando la concentrazione. Ci potrebbe anche essere, vista l'ora, anche la stanchezza. Purtroppo in questo periodo, non avendo fatto nessuna gara, non avendo fatto tante altre partite, c'è difficoltà anche nella gestione delle forze, nella gestione dei... Ma Gaia fa un bellissimo punto, due pezzi. Bellissimo, bellissimo accosto. Una bella giocata. Di Gaia. Grande giocata di Gaia, ottima. Bisogna dire brava, veramente. Adesso vediamo la bocciata. Non è impossibile. Sabrina c'è. E vedete un po', una bocciata fantastica. Una bella Sabrina. Bocciata, porta via il secondo e il terzo punto. Il punto e il terzo punto. Bella, veramente bella. Ha recuperato un po' dei punti persi strada facendo. Sicuramente questa settimana che si aprirà dovranno molto concentrarsi le giocatrici sull'aspetto proprio cinico del gioco, cercare di curare molto l'aspetto motivazionale, quello che è mancato oggi, maggior fiducia in se stessi. Intanto Gaia tira ancora un'ottima boccia. Vediamo che qualche giro in più, non prende il punto. C'è vantaggio di mettere a posto il pallino perché la boccia tirata dalla De Angelis ha fatto più di 50 cm alla posizione del pallino. Ricordiamo il punteggio, 4-7-2 per la Polisportiva Spazio Stelle, 5-0 su un campo per la formazione di Tolentino, 3-0 alla corsia 1 per le Ascolane, che tentano di fare il punto, di conquistare il set dei tre punti. Maria Pascolini, boccia giocata molto bene,
è solo una questione di forza. Sembra poter arrivare ed è così. Quindi, secondo punto inserito per Maria Pascolini. Giocata, Sabrina Maria. Ceresani ha in mano la boccia del set e del momentaneo 4-3. Rilascia la sua boccia. Sembra molto sicura della sua boccia tirata. È molto buona. Lì la boccia tende a scorrere di più. E arriva. Sembra essere arrivata. Merita la misurazione. Vediamo l'arbitro Francesconi. Due punti. Allora, non hanno inserito il punto della vittoria. 7-0 per la formazione di casa. Un solo punto per la conquista del set. Una buona occasione per chiudere il set, però andiamo avanti. Maria all'accosto, sempre concentrata. Leggermente lunga. Stavolta sfugge la boccia a Maria Pascolini, ma senza ombra di dubbio. Secondo me la migliore in campo. Sicuro. Per la formazione di Tolentino. Patrizia Resiani va all'accosto, ma sembra corta. Adesso vediamo l'arbitro cosa dice. Infatti effettua la misurazione Renato Francesconi. E il punto non è preso. Stecca orizzontale, il punto non preso. Hanno aspettato che giocavano la corsia 1, ora ritorna alla corsa Patrizia Alesiani. Sempre tirando lungo tavola, ma la boccia ha un'impressione che sia corta. Leggermente più lunga di quella precedente, ma non so. Ha preso il punto. Sì. 3-4 cm più lunga sono stati sufficienti per prendere il punto di questa giocata. Sabrina Ceresani alla bocciata del terzo punto, colpisce ma non sposta la boccia del punto, la giocata è valida ma il punto rimane delle ascolane. Tolentino si porta all'accosto con Maria Pascolini. Vediamo la boccia, sembra giusta la direzione, la forza. Bella giocata di Maria Pascolini, ottima giocata. Intanto Graziano, alla corsia numero 1 c'è stato un tiro di Gianni Bartolacci decisamente sbagliato. Ha lasciato il punto a terra alle avversarie, uno spazio di 2 metri per inserire altri 3 punti. La gioia. Andiamo. Gaia De Angelis, la bocciata. Perfettamente colpita. Prova la reazione Gaia De Angelis. Quando ormai il punteggio è di 7-0 per il Tolentino. Reazione disperata. Sabrina Ceresani la tira malissimo.
la carica troppo sotto la tavola. Non so se riesce a prendere il punto. L'arbitro misura. Tanto questo set, Graziano, potrebbe essere irrilevante, quindi spostiamo alla corsia numero 1, dove il punteggio è di 7-2 dopo una scelta non buona nel tiro precedente della Coppa di Giustamente, se alla corsia 1 vince Spazio Stelle, l'incontro è terminato. Sì, l'incontro termina qua. Diventa ovviamente sempre importante il numero dei set. Però vincerlo è meglio. Assolutamente sì. Infatti nelle voci nulla è scontato, vediamo Irene Albieri, anche lei è oggi. È normale che essendo il girone a 3 c'è anche l'interesse della classifica, pertanto i 7 sono molto importanti. Sì, nel caso in cui terminasse il girone con due squadre a pari punti, si andrebbero a contare i set vinti. Irene, anche buona la sua performance nella coppia. Vediamo, ora ha impostato una boccia 70 cm laterale al Tea Turchetti. Anche lei molto molto precisa. Vediamo se riesce a prendere il punto. Forse no, rimane corta. Leggermente corta. L'arbitro mette la stecca in orizzontale. Anche in questo caso sarebbe stato importante prendere il punto con la prima boccia. Ora, boccia di vantaggio per le due giovani Spazio Stelle. Riprova il Tea Turchetti. Stavolta tira una grande boccia. Forse si va a coprire. Forse. Grande boccia tirata da Altea. Non demorde mai. Bravissima la nostra Altea. Tanto sembra sì. Alla corsia. Terminato il set alla corsia numero 2. Vince Tolentino 8-0. E quindi punteggio parziale Tolentino 3 set, Spazio Stelle 4. Quindi set decisivo. Il gioco è spostato tutto sulla corsia 1. Decisivo per il pareggio o vittoria per Spazio Esattamente. Stelle. Esattamente. O pareggio o vittoria a Spazio Stelle. 7-2 il punteggio per gli ospiti. Con una boccia sbagliata da parte della bocciatrice. Allora vediamo spettacolare tiro di volo. Maria Elena Gidi. Elena è pericolosa. Alza. È sembrato più. Molto lungo il lancio di Maria Elena, non colpisce. Ricordiamo, Graziano, per coloro che ci seguono, che magari non giocano a bocce, non conoscono, comunque il gesto atletico del volo è molto spettacolare. Sì, veramente. Tu, un po' diverso dalla bocciata di Raffa. Maria Elena, tutto sommato, è una buona giocatrice, perché lei ha giocato pure in B, è una giocatrice che di volo ci ha tirato tante volte, ci si allena pure. È stata una buona e discreta giocatrice nelle giovanili. Assolutamente sì. È la classe 94, come me. Tant'è che mi ricordo anni fa in una gara nazionale riuscì anche a battermi e ancora la porto in gola questa cosa. Brava Maria Elena. È imprevedibile Maria Elena, anche se da qualche anno ha smesso di giocare a bocce,
diventando una campionessa di pallo. Giustamente, sì, sì. È anche una grande ballerina. Quindi complimenti a lei, che coltiva più passioni. Intanto vediamo che Tolentino, il tecnico Marco Pascucci, ha chiesto il tempo per consultare il gioco da fare. Anche se diventa dura proporre decide di andare alla bocciata, Bartolacci va e colpisce. Ottima giocata. Vende il punto, ottima giocata, ma ora bisogna colpire assolutamente. Certamente, questa bisogna colpirla. La boccia del punto, altrimenti la partita termina qua. Qualche indecisione di troppo. La boccia è assolutamente da tirare. Troppo indecisa, Jenny. Imperativo colpire. E invece è. La sbaglia, purtroppo. Spazio Stelle si aggiudica il set e vince l'incontro con il punteggio di 5-3, con qualche forse rammarico di troppo. Brave le atlete ascolane, poco precise le atlete di Tolentino oggi. Molta emozione, molta agitazione. E con questo, quindi, Spazio Stelle batte Tolentino 5-3. Con questo possiamo chiudere, vi ringraziamo per averci seguito, speriamo di avervi intrattenuto e divertito in un certo qual modo, e vi diamo appuntamento ai prossimi incontri, sempre qui dalla Bocciofila di Tolentino. Grazie Luca per l'invito e buonasera a tutti.